Ok ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come aggiustare quel server che si disconnette sempre su Warzone. Qualsiasi server, anche se avviate il gioco e vi crasha, qualsiasi cosa. Basta che facciamo questo procedimento un po' alla volta, passo per passo, e dovrebbe, non so, aggiustarsi perché dipende sempre dal sistema, dalla connessione, dal PC vostro. È tutto ok? Bene, quindi cominciamo ad aprire CMD, quindi CMD come amministratore. Ecco qua. E cominciamo a copiare alcuni comandi che vi ho lasciato in descrizione. Quindi cominciamo con il primo. Copia e qui lo incolliamo. E abbiamo fatto il primo passo. Poi, con il secondo passo, facciamo un'altra copia facendo una breve pulizia. Ctrl V. Ecco qua, è necessario avviare il computer per completare l'operazione. Quindi voi non riavviatelo adesso, riavviatelo più avanti. Quindi una volta fatto tutti questi passaggi, facciamo un'altra copia e Ctrl V. Ecco qua, abbiamo configurato così l'IP di Windows, abbiamo risolto alcune cose, sempre riguardo alla connessione. Una volta fatto, esci. Ecco. Chiudiamo tutto e adesso andiamo sul pannello di controllo. Pannello di controllo. Rete e internet. Centro connessione di rete e condivisione. Modifica impostazioni scheda. Andiamo sulla nostra connessione, quindi proprietà. Per quelli che sono collegati via cavo LAN, Ethernet, come volete chiamarlo voi, state certi che il gioco andrà alla grande, funzionerà. Quindi proprietà. Poi protocollo internet versione 4, proprietà di nuovo. Poi, se voi sta su ottieni indirizzo server DNS automaticamente, mettete su utilizza i seguenti indirizzi server DNS. Quindi fate così, così. Ok, andate su utilizza i seguenti indirizzi server DNS 1 1 1 1 1 0 0 1 qua e fate ok, chiudi e riavviate il vostro PC. Una volta riavviato, fatemi sapere se il sistema qui della disconnessione si è stabilito e che non rompi più le scatole. Quindi detto questo, iscrivetevi al mio canale, lasciate like, almeno fino a qui ci siete arrivati, basta che mi fate sapere. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao.